È una Simona Abate sette bellezze per come ha giocato, per i gol che ha segnato, ma per la solita grande grinta dimostrata domenica, un successo prezioso, pesante contro una diretta concorrente. È stata una bella partita, diciamo che ho caricato un pochino la squadra e ho dato un bel là a tutta la squadra, ma al di là dei gol abbiamo giocato proprio meglio, soprattutto in attacco. Siamo entrate in acqua pensando di doverci riscattare la partita che abbiamo giocato a Roma, proprio contro i Castelli, l'andata, e non ci era piaciuta come era finita, l'avevamo giocata e anche un po' buttata così all'aria, avevamo buttato una vittoria all'aria, quindi siamo entrati partendo da quella amarezza. E diciamo che ci siamo galvanizzati a vicenda, perché poi quando le cose vanno bene ci si influenza positivamente, si innesca un'energia positiva e quindi le cose cominciano a funzionare. Sono molto contenta delle mie compagne di squadra, come hanno reagito rispetto soprattutto all'ultima partita a Napoli, che eravamo state un po' troppo remissive. Invece abbiamo reagito, abbiamo messo cattiveria, grinta, e infatti si sono visti i risultati. Dobbiamo migliorare un altro pochino in difesa. Dobbiamo aiutare di più il portiere, che deve, diciamo, dobbiamo aiutare a coprire qualche pezzetto di porta in maniera che lei possa parare una fetta più piccola di porta. Così come sta girando bene l'attacco, migliorando la difesa, girando meglio anche la difesa, non permettiamo gol troppo facili che poi ci scoraggiano e ci fanno fare più fatica poi quando dobbiamo andare in attacco per fare altrettanto noi. Ti sei presa questa squadra sulle spalle domenica, ma come in altre partite insieme a Daria Staraci state cercando di dare quel quid in più, no? Al Volturno giovane che prova a gettare le basi per il futuro. Ti aspettavi all'inizio del giorno di ritorno questa classifica? Sì, diciamo che io e Daria a inizio anno ci siamo dette proprio questo, ci siamo detto non abbandoniamo questa società e queste ragazze giovani piene di voglia di fare. E diamo insomma tutto quello che può essere, tutto quello che ci resta come forza e come esperienza e come voglia di fare, perché su questo ci somigliamo molto, abbiamo, a prescindere dagli anni che abbiamo già passato e giocato, abbiamo molta voglia ancora di fare, molta grinta, e abbiamo quell'emozione che quando giochiamo ci caratterizza ancora, e quello fa la differenza. E poi abbiamo molto feeling, quindi sappiamo, insomma, ci guardiamo ma neanche sappiamo il passaggio no look, quello giusto che poi ci fa segnare. Non ci aspettavamo nulla sinceramente, perché fino a poco prima che iniziasse il campionato ancora non c'era una rosa, l'abbiamo un attimino rattoppata prendendo pezzi un po' in giro, fortunatamente dalla Sardegna con la Melis e con le ragazzine del Trieste siamo riusciti a chiudere una rosa dignitosa, però una rosa che comunque pecca il fatto di non lavorare insieme tutta la settimana, e quindi ci siamo detti con Mauro, con Salvatore, con Serena, con tutto lo staff, i team manager che ci appartengono, abbiamo detto cerchiamo di dare ognuno il massimo, di fare un pezzettino per volta e vedere dove può arrivare questa squadra. Diciamo che oggi il nostro quinto posto penso che sia ben messo, dobbiamo mantenerlo ad ogni modo provandoci fino alla fine, e diciamo che per noi sarebbe già un grande risultato allontanarci quanto più possibile dai play-out, perché stiamo facendo veramente tanto per cercare di far crescere questa squadra e poter formare magari l'anno prossimo e negli prossimi anni una squadra che sia più compatta e più numerosa dall'inizio. Simona fa rima con passione ed emozione in acqua, un atleta senza tempo, un atleta che veramente sta facendo la differenza, e si sta notando l'amore infinito che hai per questa calottina. Sì, assolutamente. L'amore, la passione, purtroppo, ma forse è un bene, perché senza di questi due ingredienti non si possono fare le cose fatte bene. E la palla a nuoto oggi per me ha ancora tanta passione e tanto amore. Forse è questo quello che mi sta permettendo di fare la differenza, nonostante faccio fatica a fare tutti gli allenamenti della settimana, faccio fatica anche a volte agli allenamenti, perché comunque qualche acciacco fisico ogni tanto arriva anche per me, nonostante mi alleno e mi curo tantissimo gli allenamenti, però penso che la differenza lo fa proprio l'aspetto mentale e, come dici tu, l'aspetto quello passionale. Sì, è vero, ce n'è tanta. Ti ringrazio perché mi fa piacere che si vede, mi fa piacere che viene fuori proprio quello.